Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, Antonio De Leonardis e soprattutto Natascia, che non è stata fermata dalla neve. Sei stato profeta giovedì scorso. Sì, sì, no, no, ma lei va come un treno. Sì, sì. Anzi, come un autobus. Potremmo fare il parallelo tra lei e la Goggia. Esattamente, lei era discesa libera fino a Pescara. E la Goggia invece è discesa d'oro. La Goggia ha sfiorato l'oro, che appunto sono i mondiali in Svezia, è stata un'eccezionale impresa. Quello della Goggia l'ha perso l'oro per due, che tornava dopo un infortunio, non va dimenticato, ha perso l'oro per 2 centesimi, quindi insomma, però una grande impresa. E ieri la conferma di questo ritorno della valanga azzurra l'ha data nel super gigante, il super G, Paris, Domenico Paris, il Merano, che ha trionfato nella specialità, insomma una delle più difficili. Tra l'altro Paris aveva già vinto delle medaglie in passato nei mondiali, è tornata alla grande, adesso penso che sarà anche protagonista della discesa libera, perché è la sua specialità. Quindi insomma l'Italia si è ripresentata in grande spolvero all'appuntamento mondiale e come al solito insomma farà un'incetta di medaglie. Conferma insomma di una, oramai di una scuola collaudatissima, quella italiana, che compete ad altissimi livelli. Una scuola che non è seconda a nessuno, e non solo dai tempi di Tomba e la Compagnoni, perché insomma. No, io direi anche Zeno Colò, tu non lo ricordi, ma. Non posso ricordarlo. Negli anni 60 è stato uno dei primi campioni, oppure del Bobba 2 con Monti Alverà, insomma. Sono ricordi lontani, che insomma tu forse non ancora nascevi, però io no, sicuramente no. Sicuramente. Però insomma adesso le hanno raccontati, è cresciuto tantissimo, infatti mentre sono cresciuto io è cresciuto tantissimo. Sì, tu sei cresciuto pure tu molto, diciamo. Insomma, in lungo. È una realtà quella dello sci azzurro, sia in campo maschile che in femminile, quindi conferma che insomma vale parecchio, c'è una grande scuola e sono grandi campioni. Ecco, tra l'altro insomma campioni che ogni tanto sicuramente verranno ad allenarsi qui sulle nostre montagne, perché l'Abruzzo lo ricordiamo. Sì, sempre. Sì, sì, ho fatto anche qualche stage, è stato, credo che ci sarà ancora, anche se ovviamente le piste del nord sono ad un altro livello probabilmente, anche per la lunghezza, per la ricettività, però non è da sottovalutare, cioè quello che offre l'Abruzzo per quel che riguarda gli appassionati della neve, anzi insomma credo che sia una delle realtà anche della nostra regione, anche sul piano economico. Credo. Beh, se fosse vivo ancora Giovanni Paolo II ti direbbe sicuramente che lui apprezzava moltissimo. Certo, lui era appassionato, quindi sì. Sulle nevi l'abbiamo visto più volte insomma. Sì. Invece chi purtroppo non brilla in questo momento è il Pescara, reduce da questa debacle contro il Brescia, tra l'altro in molti dicono non cerchiamo scusanti, ce la siamo meritata. Ma sì, oddio, alla fine c'è stata un po' di polemica per l'arbitraggio, che però voglio dire fa parte degli episodi, che sicuramente qualcosa è inciso, però resta la realtà di una squadra che già nel primo tempo la partita l'aveva strapersa, cioè è finita 3-0, il primo tempo insomma Brescia ha dimostrato di essere quella grande squadra che in questo momento è la squadra più forte della Serie B, il turno precedente ha pareggiato 4-4 con lo Spezia, una festival del gol, e questa è una squadra che insomma ha segnato 46 gol, 28 di questi gol hanno segnato i due attaccanti, Donnarumma e Torregrossa. Donnarumma è il capocannoniere con 19 gol, tra l'altro biancazzurro solo di passaggio 3 anni fa. Lo ricordiamo sempre questo fatto, evidentemente. Sì, perché anche ai tifosi questa cosa non è mai andata giù, perché nessuno ha potuto spiegare come mai c'è stata questa rinuncia, anche se è vero che poi quell'anno al posto di Donnarumma con Oddo esplose Caprari come seconda punta alle spalle di Lapadula incontenibile. Certo, insomma, momento difficile, io accennavo già giovedì scorso la necessità
che Pillon cambiasse un po' la squadra, l'atteggiamento, ma soprattutto anche sul piano tattico, perché era una squadra che faceva una grandissima fatica ad arrivare al tiro, e quindi questo modulo del 4-3-3, che poi in realtà è un 4-5-1, quei due esterni che partono sempre dalla linea di difesa, non dava grosse garanzie in fase offensiva, e quindi alla fine quando cala pure un po' la condizione, questa cosa è pesato parecchio. L'allenatore però è andato avanti con la sua, sulla sua strada, salvo poi far marcia indietro dopo lo 0-3, cioè la ripresa ha cambiato anche l'atteggiamento tattico, schierando le due punte, c'è Monachello accanto a Mancuso, che poi è una cosa che insomma si chiedeva già da tempo, voglio dire. Tra l'altro Monachello appena entrato ha fatto subito gol, ne ha fallito un altro, addirittura c'è stata la possibilità di riaprire la partita con varie occasioni che ha avuto il Pescara del secondo tempo. Però è chiaro che adesso il tecnico, tra l'altro a fine gara, ha ammesso di aver fatto degli errori, che la colpa è sua. C'è stata anche la scelta di far giocare Canute mezzala, che non ha inciso, ma è stata abbastanza negativa, per cui adesso si trova la necessità di rifondare la squadra, rinunciando a quegli esterni che erano stati un po' il suo cavallo di battaglia, e tra l'altro in organico ce ne sono 5 o 6, quindi non sarà nemmeno facile, però è una scelta obbligata che deve fare. Probabilmente a Foggia schiererà di nuovo questo 4-3-1-2 con Mancuso e Monachello davanti, alle spalle molto probabilmente giocherà Marras nel ruolo di trequartista. Marras è un po' come il Prezzemolo, lo metti dovunque, però in effetti è un giocatore, condisce bene, sì, esatto, è un giocatore di grandissima generosità e vitalità, per cui insomma lui adesso fa questo tentativo. Mi avviso in quel ruolo ha anche altre soluzioni, in particolare Del Sole, che è questo ragazzo che pur avendo grande talento non riesce a trovare spazio. Anche l'ultima partita ha giocato gli ultimi 10 minuti, tra l'altro non male, sempre in quel ruolo. Però voglio dire, l'essenziale è che Apilon abbia questa capacità di rifondare la squadra, giocando tra l'altro a Foggia, un campo, cioè un avversario più che un campo molto, molto forte, che ha proprio la grande forza in avanti. Tra l'altro alla vigilia c'è questo allarme per Brugman, che è di un infortunio, un ginocchio, insomma, è in dubbio, quindi questa sarebbe una grande perdita se Pescara dovesse schierarsi senza il suo capitano, perché tra l'altro a centrocampo insomma di alternative non ce ne sono molte, anche dopo la cessione di Machin. Probabilmente se dovesse uscire Brugman vedremo Bruno titolare davanti alla difesa con Memusciai e Melegoni, però è tutto da avere. L'essenziale, voglio dire, il problema è capire se questa squadra ha la capacità di reazione, di reagire di fronte a un momento tanto, tanto difficile, che insomma è sicuramente il momento più difficile del campionato, però insomma la Serie B ti offre sempre l'occasione per rialzarti e riprenderti, per cui c'è la speranza che Pescara questo possa farlo. Tra l'altro adesso avrà due trasferte consecutive, prima Foggia e poi Crotone, quindi insomma l'impegno molto severo, però la partita è chiave, credo che sia soprattutto quella di Foggia, dove tra l'altro non ci saranno i tifosi perché è stata vietata la trasferta. Il calcio di oggi è fatto anche di questo, più che di feste, di divieti, per cui è una logica che dobbiamo accettare senza condividere, chiaramente, perché insomma è uno dei mali del calcio, è proprio questo. Cioè potrebbe fare come fanno in Inghilterra, cioè quei facinorosi che creano problemi allontanati dagli stadi, no, e gli altri sì, ma in Inghilterra hanno fatto anche altro, perché è proprio diversa la mentalità. Se ti ricordi con gli hooligan che impazzavano in Europa, addirittura l'Inghilterra fu esclusa da tutte le competizioni europee, e lì è scattato un piano eccezionale da parte degli inglesi, con addirittura con processo
addirittura durante la partita ai diciamo facinorosi che facevano che non riuscivano a stare nelle regole, e il problema lo hanno risolto. In Inghilterra non ci sono barriere, gli stadi sono sempre pieni, bambini, anziani, ci sono di tutto, non succede più nulla, e questo purtroppo è la realtà che invece l'Italia si porta dietro come in altre nazioni. Ecco, venendo invece alla Serie A, è un po' presto per dire campionato riaperto. Ma riaperto non direi, insomma, perché dovrebbe veramente, la Juve dovrebbe attraversare una crisi incredibile. Sicuramente ha inciso negli ultimi turni, hanno inciso le assenze di quella che è stata sempre la forza della Juve, cioè la difesa, la famosa BBC è stata per tornare in Inghilterra esattamente è stata la chiave un po' di tutti i successi degli ultimi 5-6 anni della Juve. Quindi sono infortunati prima Bonucci, poi Chiellini, Barzagli ancora fuori, e si è sfaldato questa forza, questa muraglia, diciamo, che ha praticamente favorito le grandi imprese della Juve. Non è un caso sicuramente se in due partite, cioè tra Coppa Italia e l'ultima, quella col Parma, la Juve ha subito 6 gol, che sembra veramente una cosa incredibile, che possa, tra l'altro, Bergamo magari ci poteva pure stare, perché l'Atalanta è una delle grandi realtà di questo campionato, l'ha ribadito poi anche vincendo a Cagliari l'ultima partita, e ha un passo dal quarto posto, è una delle grandi realtà piacevoli, direi io, perché è una squadra che è fatta soprattutto di giovani, di gioco, di talento. Gioca un bellissimo calcio. Esatto, con un veramente un professore in panchina che è Giampiero Gasperini. Mentre invece, insomma, il pareggio interno col Parma, tra l'altro una squadra che gioca solo di contropiede, addirittura si è fatta ripontare dall'ultimi minuti una doppietta di Gervinho, ha portato al pareggio. Quindi è un momento difficile per la Juve, anche perché alle porte c'è anche l'impegno di Champion con l'Atletico Madrid, che non è sicuramente una partita, una sfida facile, perché dall'altra parte l'Atletico Madrid ha una grande tradizione anche in Champion. Un paio d'anni fa ha perso in maniera incredibile proprio la finale con Real Madrid, quando venne raggiunta all'ultimo sei minuto da Sergio Ramos, un colpo di testa del solito di Sergio Ramos, e poi perse male ai supplementari, altrimenti quella Champions l'avrebbe vinta l'Atletico Madrid, dove insomma anche lì brilla soprattutto il condottiero, ovvero Simeone, il Ciolo, che da tanti anni è lì e ha fatto un grandissimo lavoro. Ora i tifosi dell'Inter sperano che possa essersi stufato, possa arrivare sulla panchina nerazzurra Simeone, che qualcuno possa essersi stufato di Spalletti, ma più che qualcuno direi gran parte dei tifosi dell'Inter sicuramente, sì. Della dirigenza no, ma credo insomma che Spalletti in questo finale campionato si giochi anche la conferma, anche se ha un contratto, però sai che nel calcio conta poco. Perché insomma le ultime prestazioni, è una squadra che non riesce a giocare, non riesce a fare calcio, pur avendo attaccanti di peso come soprattutto Icardi, che insomma è fermo a 8 gol, 9 gol, quindi che non riesce a fare, a volte riesce a fare nemmeno un tiro in porta durante la gara, e conferma che è proprio il gioco che non convince. Quindi, ma tu ci credi veramente che Antonio Conte si stava facendo solo una passeggiata guarda caso sotto la sede dell'Inter? Ma io credo quello sia stato più un caso, perché come ha detto Marotta, insomma, sarebbe stato sciocco, cioè, far venire Conte in sede durante una giornata normale in pieno centro. No, uno se ne immagina col cagnolino. Sì, appunto, voglio dire, è stata una coincidenza, credo. Certamente è uno degli allenatori che potrebbero succedere a Spalletti. A Milano si parla anche della possibilità che possa arrivare Allegri, che sia uno degli obiettivi di Marotta, che quale appunto ha lavorato negli ultimi anni, oppure Simeone, oppure Mourinho, insomma sicuramente
io credo che la cosa sicura è che Spalletti non resterà alla guida della, dell'Inter l'anno prossimo, comunque vada la stagione, che è vero che è ancora in corsa per un posto in Champions, anzi è in posizione privilegiata rispetto ad altri, avendo un buon vantaggio, però sa, il campionato è lungo ancora, dietro ci sono tantissime squadre che possono ancora ambire a un posto in Champions, appunto l'Atalanta, la Roma, la Lazio, la Sampdoria stessa, insomma è una volata che l'Inter così come sta adesso potrebbe anche perdere. E quindi insomma staremo a vedere che cosa succederà, anche perché delle belle le vedremo anche in Coppa Italia, perché tutte ormai sono agguerrite, sì, sì, certo. E più o meno tutte possono vincere. Sì, sì, ma credo anche l'Atalanta, tra l'altro proprio Gasperini prima della sfida con la Juve aveva dichiarato: mi piacerebbe vincere la Coppa Italia. È stato facile, intanto si è presentato bene eliminando addirittura la Juve, quindi, diciamo che come biglietto da visita niente male, certo, insomma non ha scoperto subito le carte, e credo che abbia questa possibilità, affronterà la Fiorentina nella semifinale, che è l'altra bella realtà di questo momento della stagione. Quel 7-1 alla Roma insomma ha fatto capire di che forza, di che pasta sia fatta la squadra di Pioli. Ha trovato questo Muriel che si è subito riadattato al campionato italiano, anzi forse meglio delle sue prime presenze quando, prima di andare in Spagna, sembra un giocatore ancora più completo, più deciso, assieme a Chiesa che veramente sta esplodendo a livelli, credo che sia uno dei punti fermi della prossima nazionale, con Mancini. Accanto a lui ci metterei Zaniolo, che è l'altra grande realtà, guarda caso scartata dall'Inter, però questa è una parentesi da interista. Insomma. Sì, beh, sì. Come dire, la lingua batte. Certo, anche perché insomma rinunciare a un talento del genere per arrivare a Nainggolan, che è stato il grande flop del campionato, insomma si commenta da solo. Eh sì, tra l'altro l'Inter ha perso contro il Bologna, che non vinceva da 15 turni, certo. Se non vado errato. Sì, tra l'altro ha perso la prima partita di Mihajlovic, tra l'altro ex interista, ha vinto Scudetto. Insomma piove sul bagnato, povero. Sì, insomma si è presentato bene, una squadra che non riusciva a vincere da 15 turni, che subito è stata protagonista a Milano, con una squadra che sicuramente non è granché, insomma la classifica non è bugiarda rispetto al Bologna, dovrà lottare ancora, sicuramente lo stesso Biari ci ha detto: se non vinciamo la prossima non abbiamo fatto niente, perché si rende conto di quella che è la realtà del Bologna. Fatto sta che anche il Bologna è riuscito a mettere sotto l'Inter. Ecco, chi invece ha fatto una veramente bella figura, comunque è uscito a testa alta dal campo, è l'Amatori Pescara, che a San Severo ha perso. Ma con San Severo, sì, in casa, la partita in casa con San Severo è stata, credo, una delle più belle partite disputate dalla squadra di Raiola. Ha perso di 4 punti, una partita tiratissima, risolta, credo, in particolare dalla strapotenza fisica del San Severo, che praticamente il Pescara ha giocato in inferiorità numerica, direi, perché si è presentata con qualche assenza importante, in particolare quella di Poti, che non ha giocato, che è un po' il tiratore della squadra. È stato in partita fino agli ultimi secondi con un grandissimo Leonzio, che ha disputato la più bella partita della stagione, 32 punti, ma veramente ha dominato la scena. I cambi hanno fatto la differenza, cioè una partita che l'Amatore ha affrontato in 6-6 e mezzo, e il San Severo in 9, quindi era una specie di Davide contro Golia, però resta la grandissima prestazione. Ora l'Amatori è stato raggiunto al secondo posto da altre tre squadre, cioè Bisceglie, Fabriano e Chieti, però ha una partita in meno da disputare, si riprenderà domenica andando in trasferta a Porto Sant'Elpidio. Credo che questa squadra, viste le ottime prove, perché anche con il Chieti la partita persa prima, a parte l'inizio, c'era stata una grande rimonta, una squadra viva, quindi io mi aspetto che l'Amatore riesca a riprendere la corsa. Sono ancora 10 partite, questo secondo posto potrebbe metterlo in salvo.
Intanto chi sorride decisamente è il Pescara Pallanuoto, che insomma ci sta regalando soddisfazione. Ma sì, sì, ha vinto l'ultima partita in casa col Messina, molto bene, tra l'altro in classifica è al sesto posto, però in piena zona playoff. Adesso anche la squadra di Malara avrà due trasferte consecutive. La prima a Crotone, più o meno come Pescara, che poi andrà a Crotone la domenica dopo, e quindi è tutto da vedere. Però è una squadra in crescita, in cui emergono proprio i valori di questo allenatore, la capacità di gestire i giovani che stanno crescendo, è veramente una bella realtà, per cui credo che la squadra questa possibilità di arrivare ai playoff se la giocherà fino in fondo. E quindi insomma davvero potremmo tornare ad emozionarci con aspettiamo fiduciosi, ancora il tragitto è lungo, ma si può arrivare. E il calcio a 5? Calcio a 5 torna dopo la pausa per le nazionali, e l'Acqua e Sapone gioca in casa. La partita non dovrebbe essere molto difficile col Catania. Beh, subito dopo però avrà la trasferta allo scontro diretto con quella che è la rivale quest'anno, cioè il Pesaro di Collini, il grande ex, che sta facendo una grandissima anche campionata. Lui un bassetto, un danetto, sì, vero? Esattamente, però quindi questa partita di sabato ci guardavamo negli occhi di lui, per quello lo dico, lo so. Questa partita con di casalinga di Chieti potrebbe aprire la strada insomma al prossimo turno molto, ma molto importante, mentre il Civitella pure giocherà, se la sta giocando bene le sue chance salvezza, e quindi c'è da augurarsi che possa vincere anche la prossima. E allora noi saremo qui a raccontarlo fra 7 giorni insieme a Natascia? Esatto, credo di sì, insomma oramai va come un treno Natascia. E allora da Massimiliano Spiritici, Antonio De Leonardis, a risentirci. Salve.